Ciao a tutti, ben ritrovati con Video Pep. Questa settimana non ho un argomento di attualità del quale chiacchierare, stranissimo, di solito sono pieno di argomenti, e non ho neanche cose particolari da mostrarvi, perché insomma non ci sono state film. No, non è vero, in realtà no, ho qualcosa da mostrarvi. Vedete un po' come sto messo, me l'ero anche preparata qua, me ne stavo dimenticando. No, vabbè, è una cagata, è così, è per fare il gancio pubblicitario. Vi faccio vedere velocemente le cose che mi sono portato a casa del Paris International Fantastic Film Festival. Abbiamo qua il bel posterino di questa edizione con gli zombie che invadono Parigi, l'elenco dei film, il programma, insomma, le classiche cose da festival del cinema. Qui anche c'è il cataloghino con tutti i... non riesco a sfogliarlo. Abbiamo spettacoli speciali, adesso ci sono tutti i vari film illustrati, e la maglietta mi sono preso. Ta-da! Carino, no? Vabbè, comunque, il gancio pubblicitario, se vi interessa. Ho scritto in questi giorni, sto scrivendo dei film che ho visto al festival, ho anche scritto di quelli che ho visto al festival del cinema coreano, ci sono un sacco di cose interessanti, se volete leggere al riguardo jopep.blogspot.com oppure anche su IGN trovate tutto. In realtà l'argomento di giornata, Operazione Natale, siccome ho sempre diversi codici da omaggiare di giochi, ne ho per Steam, ma anche per Wii U, per 3DS e forse anche qualcosa PS Vita, fa vedere... Esatto, sì. E sono codici o arrivati come al solito dai nostri gentili lettori, ascoltatori, spettatori o anche per altre vie. Fra l'altro mi sembra anche giusto menzionare tutti i lettori di cui ho ancora codici da dare. Abbiamo Pierluigi Lenoci, Vincenzo Mirto, Francesco Fazzini, Fabio Anzalone e direi basta. Poi c'è roba nostra. E ho pensato invece di buttarli fuori così a caso come al solito, che poi diventa solo una questione di velocità, di organizzare un mini contest natalizio per regalare un po' di cose. Innanzitutto l'elenco dei giochi, adesso li leggo tutti in fila, comunque lo trovate nel post su Outcast e anche nella descrizione del video su YouTube, quindi in linea di massima qua sotto. I giochi a disposizione, l'elenco lo potete leggere ad ogni modo, sono, non so se appaia anche per intero il post nella descrizione su iTunes per chi eventualmente dovesse seguire Video Pep su iTunes, non credo ci sia molta gente che lo fa, vabbè, comunque i giochi sono per PlayStation Vita Frozen Synapse, si chiama Frozen Synapse Prime, Frozen Synapse, quello appena uscito su PS Vita, che adesso è uscito anche su Steam. Poi c'è Shovel Knight per 3DS. E per Wii U ho tre codici Virtual Console, sono Mega Man X3, Mega Man 7 e Golden Sun The Lost Age. E poi ho un po' di chiavi Steam, ne ho due per Vertical Drop Heroes HD e una per Jana Sister Twisted Dreams, Guacamelee, la Super Anal Edition, Monaco Fats, Little Inferno, The Bard's Tale, Machinarium, Luftrausers, Papers, Please, Gone Home, The Bureau, XCOM, The Classified e un'altra per Monaco, quindi insomma un po' di giochi che potete provare a ricevere. Come si fa? È il contest natalizio. Dovete scriverci a podcast@outcast.it e dire qual è il vostro GOTY del 2014, il vostro gioco dell'anno, spiegando anche perché. Preferibilmente un gioco uscito nel 2014, se però proprio volete potete anche dire che per voi il gioco dell'anno è, che ne so, Bubble. Meglio però se è un gioco nuovo, ma insomma quello che vi pare, mi piacerebbe che fosse una cosa personale, senza stare a cercare il gioco obiettivamente più migliore dei migliorissimi di quest'anno. Quindi scrivete e scrivete anche quale gioco vorreste ricevere dall'elenco, che di nuovo trovate per iscritto. Eventualmente magari potrebbe essere utile se fate un elenchino, no? Una classifichina dei giochi che vorreste ricevere, di modo che se più persone chiedono lo stesso gioco, c'ho un qualche metodo per decidere a chi assegnare cosa. Inoltre, i testi che arrivano, a meno che voi mi scriviate che non volete, verranno poi inseriti nello speciale cumulativo di fine anno, anzi di inizio anno in genere, in cui tutti quelli Outcast commentano il proprio gioco del 2014. Quindi, se volete, ditemi no, non voglio che il mio testo appaia sul sito, e eventualmente ditemi anche se volete apparire con nome e cognome o solo con il nick nel momento in cui il testo appare. Come volete voi. La base comunque dovete mandarmi gioco dell'anno e perché. E l'elenco di quali giochi vorreste ricevere eventualmente. La scadenza per fare tutto questo è il 20 dicembre,
Quindi avete il tempo per provare magari anche le ultime cose che escono in queste settimane, anche se dubito che The Crew sia un forte candidato per il gioco dell'anno, però oh, magari a qualcuno piace molto. Chi lo sa? Poi insomma, ci sono le cose appena uscite, c'è Elite Dangerous che esce il 16, la release, insomma, la prima release definitiva. Quindi insomma ci sono cose in arrivo. Quindi, scrivete. Entro il 20 dicembre, non conta assolutamente la velocità, non è che chi scrive prima vince o cose del genere, l'importante è che tutto arrivi entro il 20 dicembre perché così poi ho, intanto si spera il tempo di mandare i codici in giro, i codici, le chiavi, come regalo di Natale. E poi insomma c'è il tempo di preparare con calma l'assemblaggio per quello che sarà poi lo speciale con tutte le voci di Outcast sul miglior gioco del 2014. Peraltro, se non c'è nessun gioco che vi interessi fra quelli messi a disposizione, e quindi non volete ricevere nulla, però volete lo stesso partecipare allo speciale di Outcast, ma sti cazzi, scrivete comunque e ve lo metto nell'articolo. Due cose, puntualizzo, meglio puntualizzare prima che non si sa mai. Uno, in caso più persone chiedano lo stesso gioco, whatever, sarà a mia insindacabile decisione cosa dare a chi a seconda di quanto mi piace quello che avete scritto per il gioco dell'anno. Mi spiace. E due, sì, peraltro poi venendo pubblicati i testi potrete anche dire, però era più bravo l'altro. E due, la pubblicazione dei testi nello speciale GOTY 2014 sarà soggetta a mia correzione e quindi mi arrogo il diritto di farvi delle modifiche, voi vi arrogate il diritto di mandarmi a fanculo se non vi piacciono le modifiche. Credo di aver detto tutto, quindi scrivete. Podcast@outcast.it entro il 20 dicembre, 20 dicembre, cioè va bene anche il 20 dicembre, poi basta. Il vostro gioco dell'anno e perché, preferibilmente un gioco del 2014. Specificate quale gioco vorreste ricevere in omaggio o quali, così mi date più margini di scelta fra quelli che ho elencato prima e che trovate elencati nella descrizione sul sito, su YouTube, dovunque di questo video. E eventualmente ditemi anche se non volete che il vostro contributo venga pubblicato nello speciale a inizio dell'anno prossimo e se invece vi va bene, se volete dirmi se preferite apparire con nome e cognome, Nico, quel che è. Se non mi dite niente al riguardo, decido io. Sia chiaro. Niente, credo sia tutto. Che altro posso dire? Posso dire che stiamo, come a livello di contenuti in arrivo, facciamo anche sta cosa, stiamo lavorando su un po' di podcast. Questa settimana. Fra questa settimana e la prossima, diciamo, insomma, in queste settimane dovremmo registrare se tutto va bene. A parte ovviamente The Walking Podcast e anche quello sul fumetto, poi vediamo se pubblicarlo subito o meno. Poi dovremmo registrare un nuovo speciale, non dico su quale argomento, non un report, proprio uno speciale. Il Tentacolo Viola. Entrambi questa settimana, tra l'altro, dovrebbero essere registrati, a meno di imprevisti. Poi è in ballo l'ultimo reportage dell'anno, quello sulla Game Connection Europe, che alla fine è stata sfiziosa, quindi dobbiamo registrarlo. E se si riesce entro fine anno vorrei fare un chiacchiere borderline, così per chiacchierare della fine del 2014, eventuali notizie, cose uscite, il Kickstarter di Ron Gilbert, cose così. Ad ogni modo, direi che è tutto. Scriveteci, provate a partecipare, che vi interessi nomi nei giochi, siamo tutti assieme, volemose bene. Ciao!